Frocio schifoso. Allora, buongiorno a tutti. Non sono impazzito di colpo, per quanto io non sia un soggetto normale, sono abbastanza borderline, ma non sono impazzito nell'accogliervi anche oggi, martedì 25 maggio, qui alle fonti.tv. Venite ad abbeverarvi sempre. Faccio riferimento alla sentenza 19359, così se la volete andare a cercare, andandone tutti a Fangoogle, andate 19359 barra 2021, sentenza della Corte di Cassazione di adesso, la quale è intervenuta per dire che un trans può essere omofobo. Ora lo so che sembra un cortocircuito logico, però è successo che un trans sia stato, perché siamo arrivati al terzo grado di giudizio della Cassazione, perché ci sono stati due precedenti processi in cui il trans è stato condannato per diffamazione e quindi ha fatto tutti i ricorsi fino alla Cassazione che gli ha dato torto. E ha dato ragione a chi lo ha querelato per diffamazione perché lo ha gratificato dell'espressione comunque orrenda di cui vi ho detto all'inizio, frocio schifoso. Il cortocircuito è che avere usato questa espressione è un trans. Il famoso o la famosa, io non so mai se dire al maschile, è Efebal, nota alle cronache perché è un personaggio piuttosto vistoso, la quale ha lamentato di avere avuto un rapporto, un presunto rapporto con un uomo leghista, che poi rapporto che evidentemente io non so se è consumato o non consumato, è finito male, e a quel punto Efebal si sarebbe lasciata andare a questa volgarità che la Cassazione ha definito diffamatoria e quindi ha confermato la condanna del trans omofobo. Dico, è un delizioso cortocircuito nel momento in cui si discute, giustamente, ancora adesso e finalmente, dico, perché sennò sarebbe tutto passato in cavalleria in nome del cosiddetto pensiero unico, e cioè il DDL Zan, il disegno di legge Zan, è contro l'omofobia e la transfobia. Chi è contro il DDL Zan, di default, automaticamente, è omofobo o transfobo. No! Però posso dire che la legge è scritta male? Posso dire che in qualche passaggio introduce degli elementi come l'identità di genere, che è quella che il soggetto in qualche modo autocertifica, e nella legge c'è scritto anche se la sua fase di transizione, c'è scritto così, da un sesso all'altro non è ancora compiuta, basta quello che il soggetto dichiara. Quindi non il sesso biologico, non il sesso anagrafico, ma il sesso percepito e dichiarato. Mi sembra scritto male, l'ho detto, ripetuto, in questo spazio abbiamo avuto Platinette, Mauro Coruzzi, che ha sostenuto, siccome lui è critico, che viene bollato come gay omofobo, un ossimoro, ma come trans omofobo. Abbiamo avuto Marina Terragni, nota femminista, talmente femminista che nel 1982 con i radicali e in modo particolare con Corleone si sono battuti per fa far approvare nell'82, stiamo parlando del secolo scorso, la legge a favore del cambio di sesso, la prima legge sulla realtà dei trans in Italia. La quale però è critica nei confronti del DDL Zan perché con questa questione dell'identità di genere sono soprattutto, lei dice, lei non da sola, parte del mondo femminista italiano, parte del mondo femminile italiano a dire così le donne, il concetto stesso di uomo-donna viene snaturato, no? Nel momento in cui il sesso viene autocertificato. Ho ospitato volentieri Platinette e Marina Terragni perché mi sembrava che tutto il cosiddetto mainstream andasse tutto nella stessa direzione, cioè non si può discutere del DDL Zan, chiunque lo fa è omofobo. No, nessun, in un paese in cui discutiamo le encicliche del Papa,
discutiamo i messaggi del Presidente della Repubblica, non possiamo discutere un disegno di legge fatto e presentato in Parlamento, la casa degli italiani, perché se ti permetti di eccepire sei omofobo. Ecco, allora per principio io quando qualcuno mi mette un'etichetta mi arrabbio. Tutto questo per presentare l'ospite di oggi, che è un consigliere comunale in quel di Viareggio, Alessandro Santini, il quale già nel 2016 fece coming out, non outing, l'outing è quando qualcun altro dichiara la realtà di un soggetto terzo, fece coming out su Facebook dichiarandosi omosessuale. All'epoca, tra l'altro, se non ricordo male, era in Forza Italia, adesso non è più in Forza Italia, ma è passato alla Lega, credo anche con un passaggio intermedio, ma sempre nel centrodestra. Corretto, Santini? Buongiorno. Buongiorno Antonello, buongiorno a tutti voi. Sempre stato di destra, io sono entrato in politica in Alleanza Nazionale nel 96. Il mio padrino è stato Altero Matteoli, orgogliosissimo di aver conosciuto questo grandissimo personaggio della politica italiana, che ha sempre saputo tutto di me. Ne abbiamo parlato tanto e ci abbiamo anche scherzato tanto, confutando quello che è lo stereotipo: negli ambienti di destra i gay vengono ghettizzati, niente di più falso. Alleanza Nazionale automaticamente si trova all'interno del PDL, divento capogruppo di un monocolore di 18 consiglieri comunali a Viareggio, PDL, il PDL si scioglie e mi trovo automaticamente in Forza Italia. Ecco, non ho fatto cambi di casacche, ci tengo a tenerlo a mente bene questa cosa. Poi purtroppo c'è stata una vicenda su Viareggio, io candidato sindaco per Forza Italia nel 2015 contro l'attuale sindaco Giorgio Del Ghingaro di centrosinistra. Alla fine del suo primo mandato Forza Italia si avvicina a lui, quindi si avvicina al candidato di centrosinistra. Io sono voluto rimanere all'opposizione, sono voluto rimanere a destra, automaticamente sono entrato orgogliosamente e ci sto molto bene all'interno della Lega, di cui oggi sono capogruppo in Consiglio Comunale. Ne ho parlato anche con Matteo Salvini quando è venuto al Carnevale di Viareggio, io sono stato anche il presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, ho avuto il piacere di conoscerlo quando è venuto in visita, gli ho fatto da cicerone all'interno della cittadella del Carnevale. E proprio durante questo tour tra gli hangar del Carnevale ho sentito la necessità di domandare a Matteo che cosa ne pensasse della situazione dei gay nel centrodestra. E lui mi ha detto: Alessandro, non è un problema, non è un problema all'ordine del giorno nostro, perché abbiamo tante cose più importanti di cui occuparci, vai avanti per la tua strada, ho tanti amici come te, siete tutelati e rispettati. E quello che io dico oggi, e voglio far sapere a tutti quando dicono come fai a stare all'interno della Lega, che è un partito razzista, la Lega come il centrodestra non è minimamente razzista, io mi sento in casa mia, anche perché la linea politica la traccia il segretario federale, il segretario del partito, che è Matteo Salvini, e quando lui che dice la Lega difende i diritti degli omosessuali, difende i diritti dell'essere umano in generale, io mi sento tutelato. Poi ci possono essere voci discordanti di qualcuno, e queste si trovano ovunque, a destra come a sinistra. Ma la Lega è maturata, è cambiata nel tempo, oggi si affronta il tema anche dei diritti degli omosessuali, la Lega è maturata e ha una sua unica voce, quella di Matteo Salvini, che tra l'altro ha anche già prodotto un suo DDL che si contrappone al DDL Zan, che è totalmente diverso, è più inclusivo, non è settario, non indica le differenze e non mette etichette sulle persone. Io ho espresso semplicemente un pensiero differente da chi difende il DDL Zan: il non mettere etichette, perché non c'è cosa peggiore che mettere etichette alle persone. Dunque, poi arriviamo anche alla tua querela per diffamazione? Sì. No? Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. In realtà tu nel 2016 decidi di fare coming out quando il giornale allega in edicola la copia del Mein Kampf di Adolf Hitler. Sì. Iniziativa che tu hai contestato nel momento in cui giustamente ricordato. Io ho difeso la pubblicazione del Mein Kampf. Sì,
scusami, nel momento in cui ricordavi che leggere di per sé anche un testo come il Mein Kampf ti mette in condizione di conoscere meglio un fenomeno, fenomeno per il quale tu stesso dicevi all'epoca: io da omosessuale sarei finito in un campo di concentramento. Ma non è Esattamente. censurando il libro, non è censurando la lettura di un libro che rappresenta il manifesto politico di un signore Del peggio. del pe non è neanche da. Del resto, io ogni volta ricordo a quelli che dicono: ma Hitler, il quale poi nella sua biografia era un altro soggetto bello borderline nel privato, su cui fioccano ricostruzioni diverse, però che fosse a capo di un movimento che aveva fatto dei gay un altro bersaglio, io dico sì. Poi ricordiamoci che nella Cuba di Fidel Castro e di Che Guevara, mi dispiace dirlo agli amici e ai compagni della sinistra, ma non è che possiamo prendere la storia e i fenomeni storici solo quelli che ci conviene, perché così non funziona. Uno deve dire omofobo il nazista, omofobo il fascista storico, è omofobo il comunista cubano. Mi dispiace, è così. E se poi uno dice che oggi nei regimi teocratici, tipo l'Iran, dei Pasdaran della rivoluzione, no? E degli imam, i gay vengono impiccati per strada in manifestazioni pubbliche, mi dispiace, non è che uno sia anti-iraniano, ma sottolinea come purtroppo la dimensione atroce dell'esistenza umana si ritorce nei confronti degli omosessuali in tutte le epoche, a tutte le latitudini, da qualsiasi punto di vista religioso si prenda l'argomento e dal punto di vista ideologico. O sbaglio, Alessandro? Esattamente, è proprio questo. Ecco, il tutto inizia proprio con questa pubblicazione di questo libro. Il giornale viene massacrato per aver osato ripubblicare l'opera di Adolf Hitler. E io, che sono un folle appassionato di storia, io ho cercato sempre di documentarmi per farmi un mio giudizio, ma con fonti certe, documentandomi su tutto ciò che sono gli avvenimenti accaduti che portano a un'Italia che dovrebbe essere più bella, più democratica, più inclusiva. Ho cercato di documentarmi e ho difeso la scelta del giornale perché il conoscere l'opera di un folle fa comprendere la follia che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale. Io ho difeso questo e ho detto: se avesse vinto Hitler, io sarei in un campo di concentramento con quell'etichetta, il triangolino ro rosa sul petto. Siccome io sono contro le etichette, ecco, espressi questo concetto. Quindi i giornali mi domandarono subito: quindi te vuoi dire che sei gay? Sono gay, non c'è nulla da nascondere. Però ecco, e da lì si apre un mondo dove vai a spaccare, una certezza, che i gay sono tutti di sinistra. Niente di più falso. Il voler far comprendere che ci sono tanti modi di pensare, ci sono tanti modi di dire le cose. Io non condivido quel modo di esporre, quel modo di creare un orgoglio di qualche cosa, e nel modo in cui viene esposto e viene portato in strada, lo dico con naturalezza, con tranquillità, con rispetto delle loro idee. Ecco, io non mi sento rappresentato da quel tipo di manifestazione, quel tipo di orgoglio. Attenzione, gli LGBT hanno nel tempo fatto tantissime battaglie importanti, difficili, tante persone hanno sofferto, è vero, ma l'etichettare l'omosessuale come espressione di un pensiero politico solo a sinistra è errato, come tante notizie, tante cose vengono portate oggi con il DDL Zan. L'esprimere un concetto differente che è diverso da quello che esprime il centro-sinistra, ti etichetta come razzista, ti etichetta come persona che lotta contro i diritti dei gay. Sentirmi dire una cosa del genere, io che quotidianamente con quello che faccio nel mio lavoro, con quello che faccio come amministratore pubblico, nella mia vita politica, è difendere chi ha bisogno. Questo è un po' il compito dell'amministratore pubblico
da sempre. Ecco, il sentirsi etichettare, il sentirsi offendere semplicemente perché esprimi un'idea differente, è questo umiliante. Il mio concetto sta anche nel fatto di sottolineare che la dignità della persona viene prima di un'identità di genere. Mica tutti vogliono aggregarsi tra gay, non tutti vogliono far parte di quella che viene definita una comunità, ma che con il modo di pensare, di esprimersi, assomiglia sempre di più a una riserva indiana. Io non mi sento far parte di una comunità, io sono uguale a tutti, forse sono più uguale di tanti altri, io faccio parte di un'unica razza, la razza umana, non mi faccio etichettare da nessuno e non mi faccio imporre un pensiero. Il fatto che semplicemente si dica sei di destra, sei razzista, è una falsità. Mi sono trovato in una trasmissione televisiva con una bravissima persona, un consigliere comunale del Partito Democratico, che di fronte alla mia opinione sul DDL Zan, alla fine non ha saputo controbattere che dire: ah, ma io ho paura della Lega, io ho paura di Salvini. E lì anche il conduttore è rimasto impietrito, gli ha detto: ma non puoi dire una cosa del genere, dov'è la motivazione della paura? Quando io posso assicurare, e è lì che dà noia a quelli del centrodestra, l'avere una persona non che ti contraddice a priori su quello che è lo stereotipo gay, il fatto di essere di destra e esprimere il mio pensiero, quindi io vi porto la mia esperienza personale, dove sottolineo sempre questo: io non sono contro il parere degli altri, io però voglio difendere il diritto ad avere il mio di pensiero, che non può essere contraddetto da nessuno, perché io non riporto un sentito dire, io dico quello che vivo quotidianamente, e non c'è cosa più falsa che dire che all'interno del centrodestra ci sia del razzismo, ci sia l'omofobia, perché l'omofobia, io quello che mi piace sottolineare, da persona credente, Nostro Signore la stupidità come l'intelligenza la sparsa nel mondo, a destra e a sinistra, l'intelligenza a destra e a sinistra, ma anche tanta stupidità è cascata a destra, ci sono gli stupidi che offendono, che trattano male le persone, ma credetemi, ce ne sono anche tanti a sinistra, e lo stanno dimostrando con le frasi ingiuriose che vanno nei confronti non solo di Alessandro Santini, perché io sono nessuno rispetto a tutti gli altri, ma nei confronti di tanta gente che ogni tanto alza la testa da quel fango dove ti vogliono tenere e esprimono un pensiero differente. L'esprimere pensiero differente non è accettato. Dunque, intanto avete sentito che Alessandro Santini ha detto credente, perché io ricordo, ma saranno passati almeno 16 anni, forse 17, che un giorno feci un dibattito all'epoca alla 7, in una puntata di Omnibus, in cui, siccome ritornava ciclicamente il tema della omosessualità e della Chiesa cattolica, e io invitai il rappresentante di un'associazione che era proprio per definizione di omosessuali cattolici, perché mi interessava il loro punto di vista, perché è facile dall'esterno salire in cattedra, giudicare un fenomeno che non si vive o che non si conosce, facendo la morale. Io dico sempre: ma parliamo direttamente con chi quel fenomeno lo vive, perché altrimenti facciamo una bellissima accademia intellettuale, ma poi la vita vera e concreta delle persone è un altro paio di maniche. Io spesso poi, siccome sono talvolta forse troppo tranchant nelle mie espressioni, dall'altro lato certe volte vengo considerato omofobo, perché mi sono permesso di ricordare agli omosessuali, a quelli che sostengono anche noi possiamo essere due uomini, due donne, ottimi genitori, quindi perché privarci della genitorialità? Perché privarci del figlio? Perché io non voglio privare niente di nessuno, mi limito a alla logica. Tutti noi, uomini, donne, etero, gay, siamo nati da una donna, è un fatto biologico, cioè su questo mi auguro che almeno su questo non ci sia dibattito. Tutti noi proveniamo dal corpo di una donna,
se il corpo della donna non c'è, lo possiamo affittare? Scusate, io ho una grande visione liberale, libertaria, ex libertino, ormai non c'ho manco l'età, posso sposato, però voglio dire, ho sempre avuto, poi a me della vita privata delle persone frega zero, ma zero vero, non mi importa. Quando facevo, lo dico Alessandro, ho fatto per tanti anni, quando ero giovane, l'animatore nei villaggi, e mi ricordo che una delle gag, facevamo la classifica intitolata a Louis Armstrong, grande jazzista, trombettista, e il gioco si chiamava Chi tromba chi. Ecco, il chi tromba chi, a me non è mai fregato nulla, ma neanche adesso, il gossip, no, chi sta con chi, ma non me ne importa nulla. Però ragiono, no? Lo dico perché Santini è un altro che sulle adozioni, sull'utero in affitto, dice delle cose sacrosante, come Ferzan Ospetek, regista, gay, unito civilmente a suo compagno, che è diventato suo marito, perfetto. Hanno detto, certo, mi sarebbe piaciuto avere un figlio, ma ritengo, dice Ospetek, che un figlio debba avere un padre e una madre. È così? È una bestemmia dirlo? Alessandro, è una bestemmia? Vai proprio a toccare l'argomento per me fulcro, che io veramente sento dentro e credo fortemente. Io come amministratore pubblico, torno lì, celebro tantissimi matrimoni civili e mi sono trovato volentieri a celebrare matrimoni civili tra gay. Quindi ecco, io non sono contro le unioni civili. Io sono per libero pensiero, chissà, un giorno forse capiterà anche a me di unirmi civilmente alla persona che amo, però ecco, comprendo perfettamente, e è il mio pensiero che non impongo ad altri, il fatto che il discorso delle adozioni sia un tema molto delicato, un tema molto sensibile, ma io non voglio essere egoista nella scelta che devo fare. Una volta che sono unito con un'altra persona, il fatto di desiderare, sognare una paternità è insito in ogni essere umano. Il portare avanti la propria discendenza, benissimo, però comprendo perfettamente che io, amando un uomo e non avendo accanto a me una donna, non posso avere un figlio. Non posso essere talmente egoista da portare il mio desiderio di figlio nel chiedere di avere un bambino per me e per il mio compagno e privare quel bambino di una mamma, privare il bambino di crescere con o con la madre che lo ha generato o di crescere con una figura femminile materna che ha sicuramente delle sensazioni, delle pulsioni, degli istinti materni che non potrò mai avere io. Io sarò un bravissimo padre, sarò un bravissimo genitore, non sarò mai una buona madre, perché la maternità è femminile e io fisicamente, chimicamente non potrò mai essere madre, non potrò mai essere femmina. E quello che io riporto sempre come esempio, che mi ha colpito moltissimo, io ho gestito un locale, il proprietario di questo locale, una signora molto anziana di 80 anni, aveva litigato col figlio, da non parlarsi più. E nel raccontarmi la sofferenza della donna che diceva: non mi interessa se ho ragione io nel litigio o ha ragione mio figlio, ma non puoi comprendere la mia sofferenza nel non poter parlare più con lui, io che quel figlio me lo sono strappato dalle budella. Perché ecco, la concezione del bambino che esce dalle tue viscere di mamma. Ecco, la donna, il bambino se lo toglie dal corpo. L'uomo aiuta in questo senso, però la sofferenza di una madre che se lo cresce in grembo non lo potrà mai provare nessuno. E io penso che un bambino abbia assolutamente bisogno di crescere con un buon padre e di crescere con una buona madre. Io ho degli amici favolosi, una coppia che hanno adottato negli Stati Uniti due bambini, due gemelli. Sono dei padri favolosi, però a questi bambini manca la madre. Nessuno mette in dubbio la capacità
dell'uomo di poter essere un ottimo genitore, ma la figura femminile è insostituibile, secondo me. E lo è, ripeto, torno anche su questo, ci tengo particolarmente, lo è anche come credente, lo sento importantissimo questa cosa. La concezione del matrimonio, per me, ecco, il sacramento del matrimonio è tra uomo e donna. So, da persona fedele, credente, che non deve mettere in discussione la legge di Dio, che l'uomo e la donna, unendosi in matrimonio e procreando un figlio, ecco, lì si genera la famiglia. Il concetto di famiglia per me è questo. Poi rispetto chi ha la possibilità di adottare, però comprendo che quel bambino, in cuor suo, pur avendo due genitori maschi eccezionali, gli mancherà sempre quella figura femminile di cui sicuramente ne ha grandissimo bisogno. Dunque, tu sognavi di fare il carabiniere? Sì. E ai carabinieri ti sei rivolto per sporgere denuncia, perché sì, tu hai detto, evidentemente con la mia presa di posizione, con le idee che sostengo, per usare un'espressione delle tue parti, hai toccato il culo alle vespe. Esattamente cos'è questa storia della denuncia della querela per diffamazione? Quale culo di vespa, quale vespa di culo hai toccato? Scusami. Diciamo che in quello che è la mia esperienza amministrativa, ecco, vai naturalmente un politico, sia il politico che nella sfera privata, nel proprio lavoro, uno vive della propria credibilità. Se al politico gli togli la credibilità, il politico è morto. Quindi nel momento in cui una persona si dichiara gay di destra, vai a infrangere un po' quella certezza, dove all'interno di quel tipo di comunità la regola è quella, la legge è quella, nessuno deve mettere in dubbio il verbo. Io sono uscito, come tanti. Io non creo un movimento, io non creo una nuova comunità. Io però mi sento espressione di tante persone che non hanno bisogno di esprimere e dire chi sono, cosa sono, ma vivono la loro sessualità nella propria vita privata, nel proprio lavoro, all'interno delle quattro mura. L'andare a dire un qualche cosa di diverso, facendo parte di quel mondo, manda in tilt. C'è un cortocircuito, perché in genere si sentono attaccati da chi è etero, non sono abituati a sentire una voce discordante che viene da chi è gay. Quindi nel momento in cui non puoi contrastare, perché io ti esprimo un'opinione che è diversa dalla tua, e la mia resta e resta anche la tua. E allora dove vai? Per colpire, cerchi di minare la credibilità della persona, cercando di discreditarla in quello che è stato il tuo lavoro, la tua esperienza amministrativa, la tua esperienza politica. Una persona si è permessa pubblicamente di tentare di ferirmi in quello che è stato, tra l'altro, l'esperienza più bella della mia vita, la presidenza della Fondazione Carnevale di Viareggio, dove in 4 anni ho fatto alcune cose importanti. Quando vuoi far credere all'opinione pubblica, dove io non avevo neanche lo stipendio, perché i presidenti delle fondazioni in Italia non hanno stipendio, e è stato tolto con la finanziaria di Silvio Berlusconi, a quel tempo del mio partito. Io per 4 anni ho fatto il presidente di una fondazione che ha un indotto di 60 milioni di euro, registrato dal Sole 24 Ore, ci tengo sempre a sottolinearlo. Andare a voler far credere che nella mia gestione ho intascato dei soldi, ecco, io questo non lo permetto assolutamente a nessuno, e questa persona ne risponderà in tribunale sicuramente. Ecco, è uno di quei casi in cui invocare la cosiddetta tutela della propria onorabilità, perché questo dice il codice penale quando si parla di diffamazione, no? Chiunque si senta offeso, ferito da qualcuno che dice o fa cose che minano la tua immagine pubblica o anche il tuo sentire privato, perché poi ci sono le cause di risarcimento civile per effetto di sentenze penali. Adesso non ci infiliamo in una diatriba da studenti, da ex invecchiati, nel mio caso
studenti di giurisprudenza alla Cattolica di Milano. Ma comunque, allora Alessandro, grazie di essere stato con noi. Mi sembrava giusto e doveroso registrare la tua testimonianza, perché un conto poi avere un punto di vista, e poi un conto diverso è avere il punto di vista di chi una certa situazione la sta vivendo. No, perché quello che mi piace dei talk show è che spesso a parlare di un fenomeno, il conduttore, il politico, l'opinionista, il tuttologo, tranne gli interessi, i diretti interessati, cioè fanno dei bellissimi discorsi. Dico, ma uno di quelli che sta vivendo questa situazione si potrebbe sentirlo, almeno ce lo facciamo raccontare da lui, no? No, perché Piroso ne sa più dell'interessato, Mieli ne sa più dell'interessato, Lilli Gruber ne sa più, e via elencando tutti. Quindi mi sembrava giusto andare direttamente alla fonte, anziché continuare a leggere di Alessandro Santini, a cui auguro il meglio ovviamente. Ho detto, ma perché non lo chiamiamo? Se è libero, parliamo con lui, che mi sembra la cosa migliore da fare. Allora, in bocca al lupo. Non perdiamoci di vista, teniamoci aggiornati anche sulle evoluzioni, diciamo, legali e paralegali. Noi ci ritroviamo qui sempre alle fonti.tv domani alle 10 con Francesca Piccinini, che è stata una colonna portante della nazionale di pallavolo femminile. Grazie a tutte, grazie Alessandro, restituisco la linea a Milano, a domani.